La Sicilia in affanno, soffocata da incendi e temperature estreme che hanno colpito gran parte dell'Europa meridionale. Il fumo e le fiamme di decine di incendi alimentati dai venti forti hanno costretto l'aeroporto di Palermo a chiudere per diverse ore. Alcune case sono state bruciate e molte persone sono state evacuate. A Catania, lunedì, le temperature hanno superato i 47 gradi e si sono verificati malfunzionamenti alla rete elettrica in sovraccarico per l'uso dei condizionatori.